Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Io come sempre sono Pasquale e questo è Risparmio e bentornati in un nuovo video. da un po' che non registro, da un po' che non pubblico. Purtroppo non è un periodo molto semplice per me. Tra le altre cose, se vi ricordate, c'è stato il problema della macchina, che poi magari di cui vi aggiornerò in un video successivo. Per il momento, qualche altra cosa che è successo: mi sono spaccato un dito al lavoro, come potete vedere. Non me l'hanno ingessato fortunatamente, ma devo portare questo tutore per 21 giorni. Nel frattempo non posso fare alcune cose molto importanti. Fa malissimo, questo ve lo volevo dire. Però oggi, per ritornare a parlare un attimino di investimenti, che è quello un po' quello che cerco di trattare in questo canale fra un'auto sequestrata e un dito rotto, è di nuovo andare e di continuare a parlare dei dividendi. In particolare, qualche tempo fa avevo pubblicato un video sulle Dividend Kings, le tre migliori secondo me. Oggi ritorniamo nel mondo delle Dividend Aristocrats e parliamo di una azienda storica da questo punto di vista, Archer Daniels Midland, che è un'azienda che secondo me in questo periodo storico particolare potrebbe avere qualche vantaggio, semplicemente per il fatto che, appunto, occupandosi di alimentare, e per cui uno di quei, diciamo, quella parte che è fondamentale per la vita di tutti i giorni, potrebbe darne un beneficio secondo me molto importante in funzione anche della possibile problematica inflattiva di cui si parla da tanto tempo. Infatti molti titoli legati appunto all'agricolo, anche REITs, io per esempio Gladstone Land in portafoglio, stanno avendo delle crescite piuttosto importanti e particolari. Per cui andiamo subito a tuffarci in Archer Daniels Midland e andiamo a scoprire se è una Dividend Aristocrat per sempre. Allora, prima di tutto, chi è Archer Daniels Midland? Fu fondata nel 1902 quando George Archer e John W. Daniels iniziarono un'attività di frantumazione di semi di lino, per cui si partì proprio dalle basi. Nel 1923 poi Archer Daniels Linseed Company acquisì la Midland Linseed Company. Linseed sta per semi di lino, per chi non lo sapesse, che appunto creò la AEDM, la Archer Daniels Midlands. Attualmente l'azienda ha una market cap di quasi 40 miliardi di dollari, ha un dividendo del 2.44% annuale, il suo ticker è ADM, quotato sul NYSE, ed è una Aristocrats perché distribuisce e aumenta dividendo da 47 anni a questa parte, per cui un'azienda di cui, diciamo, ci si può avere una certa base di sicurezza. Tra l'altro, poi lo scopriamo successivamente nel video, ma anche il payout ratio è molto basso. Attualmente, pur aumentando praticamente ogni anno il dividendo, siamo solo al 39% di payout ratio, per cui un dividendo molto sostenibile. Archer Daniels si procura, trasporta, negozia, processa e vende prodotti agricoli e prodotti ingredienti negli Stati Uniti, ma anche a livello internazionale. Opera attraverso tre segmenti particolari: Service and Oil Seed, Carbohydrate Solution e Nutrition. Procura, immagazzina, pulisce e trasporta materie prime agricole come semi oleosi, mais, grano, milo, avena e orzo, e l'azienda si impegna anche all'importazione, esportazione e distribuzione di prodotti agricoli e mangimi, per cui anche destinati all'alimentazione animale. In più ha un'attività di finanza commerciale molto strutturata. Inoltre offre oli vegetali e pasti proteici, questo per quanto riguarda appunto la sezione nutrition, ingredienti per i produttori alimentari, per cui chi produce appunto degli alimenti, loro offrono le basi, mangimi energetici e industriali, oli vegetali greggi, per cui non lavorati, oli per insalate, margarina, un'altra serie di prodotti alimentari, oli parzialmente raffinati per produrre per esempio del biodiesel, glicoli e l'uso di prodotti chimici, vernici e altri prodotti industriali, per cui tutto quello che proviene dalla parte alimentare viene anche utilizzato per la produzione industriale di materie che poi vanno a essere utilizzate come materie prime o semi lavorati per la produzione di elementi chimici, di prodotti chimici o di vernici. Inoltre l'azienda fornisce anche arachidi, ingredienti derivati dalle arachidi e polpa di cellulosa di cotone, edulcorante, per cui derivanti appunto dalla parte dei carboidrati, amidi di mais e di frumento, sciroppo di glucosio, farina di frumento e destrosio, alcol e altri ingredienti alimentari e per mangimi. Inoltre, appunto, partendo da materie prime di tipo come grano, mais, eccetera, produce anche alcol etilico ed etanolo, mangimi e farine di glutine di mais. L'azienda poi offre anche una serie di prodotti che vengono utilizzati per aromatizzare e insaporire dei prodotti industriali, per cui fa degli aromi naturali, additivi di sapore,
colori naturali, proteine, emulsionanti, fibre solubili, polioli e idrocolloidi e prodotti naturali per la salute e la nutrizione, fra cui anche dei probiotici e dei prebiotici, enzimi ed estratti botanici. Poi produce anche altri ingredienti speciali per alimenti e mangimi. Poi ha la produzione appunto di fagioli commestibili, mangimi e formule per prodotti per la salute e l'alimentazione, questo si fa alla parte nutrition di cui accennavamo prima, ma anche degli animali. E poi anche dei trattati e alimenti per animali domestici a contratto e per private label. Andiamo a vedere questa slide che ho recuperato appunto dalla loro investor presentation, poi magari se volete vi lascerò anche il link di tutta l'investor presentation, credo che siano 58 pagine, ho cercato di estrarre un po' le parti più interessanti. In questa slide vediamo quali sono i vantaggi di ADM. Arce Daniel Midlands produce dal seme all'idea per appunto creare una soluzione finale e cerca di provvedere appunto questa parte di nutrizione su tutto il globo. Sono leader globali in nutrizione e servono tutti diciamo le necessità dei mercati emergenti e di quelli sviluppati. Diciamo che anche dal punto di vista della diversificazione della produzione di oli che diciamo partono da semi vegetali e anche dal punto di vista dei processor, per cui coloro che fanno la lavorazione di questi oli, e sono anche il diciamo il primo produttore mondiale per la supply chain nell'ambito dell'agricoltura. Poi insomma loro ovviamente cercano di vendersi il più possibile come meglio di altri, come competitors magari ce ne sono tantissimi negli Stati Uniti d'America, magari più grandi, più piccoli, ne abbiamo trattato anche qualcuno in passato, c'è la Lowe's se non sbaglio, c'è la Tyson Foods, comunque Arce Daniel Midlands è molto molto più conosciuta come marchio principalmente perché produce un'ampia gamma di prodotti che serve a diverse tipologie di consumatori, sia industriali che dal punto di vista appunto del consumatore finale. Qui ci sono dei numeri un po' fondamentali, hanno 800 siti produttivi, 61 centri di innovazione, 321 luoghi in cui il cibo viene processato, 200 sono le nazioni mondiali servite dai loro prodotti, 449 sono i campi coltivati, 39.100 sono gli impiegati totali nel mondo. Attualmente hanno 64 miliardi di revenue, di fatturato, 26 miliardi di market cap, aggiornato questa slide al 31/12/2020, ma come abbiamo visto prima la market cap adesso è diversa, 89 anni di dividendi consecutivi, di cui come dicevamo prima 47 sono anni consecutivi di aumento del dividendo. È stata quotata nel 1902, è quotata al NYSE dal 1924 e come possiamo vedere il credit rating dal punto di vista obbligazionario è un A, quindi un credito molto interessante, buono, l'azienda è solida. Qui abbiamo anche come si è trasformato il portafoglio dal 2014 ad oggi. L'Archer Daniel Midland sta cercando un pochettino di variare il proprio business, ha dismesso alcune aziende, come possiamo vedere qui ha dismesso tutto quello che era il cacao, il cioccolato, zucchero brasiliano, insomma tantissime attività che secondo loro non erano core business, e invece ha duplicato quasi l'acquisto di altre aziende per orientarsi a un core business che fosse il più vicino a quelle che sono le loro esigenze, le loro necessità e quello che diciamo è il loro progetto di andare a dominare il mercato in certi settori. Per cui un'azienda che pur essendo storica, pur essendoci da quasi 100 anni, è un'azienda che però è sempre volta a guardare all'innovazione, alla creazione di nuove cose, alla creazione di nuovi business e al seguire diciamo quello che è il trend del mercato, non dal punto di vista appunto del trend vero e proprio come lo si potrebbe intendere la moda, ma più che altro a quello che sono gli interessi e le necessità dei consumatori e anche a questo punto dei produttori, per cui delle aziende, delle industrie, proprio perché vuole andare a trovarsi in una situazione in cui loro sono leader di mercato. Andiamo a vedere anche come il dividendo sia andato a aumentare nel tempo. Se guardiamo già al 2010 il dividendo era solo 60 centesimi, adesso al 2021, 11 anni dopo, sono $1.48. Questo significa che oltre al capital gain che ci andremo a trovare in un'azienda di questo tipo, dobbiamo anche tenere in considerazione che ogni anno il dividendo tende a aumentare e per cui andremo a sovraperformare alcune aree di mercato proprio perché al nostro capital gain andiamo ad aggiungere il dividendo. Ovviamente non ci si può aspettare un 15% anno con un'azienda del genere. Per quello che ho potuto vedere un po' in giro dai miei studi,
che ho fatto, considerato che è un'azienda in cui mi piacerebbe tanto investire assieme a Tyson Food, è il fatto che questa azienda dovrebbe dare più o meno un 7% annuo lordo, incluso il dividendo, che diciamo in termini generici è un ottimo risultato, considerato che l'azienda ha quasi 100 anni di attività, di cui 80 circa sono all'interno del mercato azionario, per cui un'azienda che cresce poco ma continua a crescere sia col dividendo che col capital gain. Queste ultime slide le ho prese un attimino da Simply Wall Street. Andiamo a vedere in pratica quello che è stato il rendimento nei 5 anni precedenti, incluso il dividendo, un 75%, che più o meno ci dà un 15% anno, un po' in contrapposizione a quello che ho detto prima, in cui si aspetta un 7% anno, ma ovviamente qui si include anche l'enorme recupero dalla pandemia e tutto quello che ne è susseguito, e una volatilità che è al di sotto della media di mercato, per cui è un titolo meno volabile del resto del mercato. Ovviamente è un titolo che produce dei prodotti che sono necessari per tutti in qualsiasi condizione di mercato, crisi o non crisi, l'alimentare è sempre lì, è necessario a tutti noi per essere consumato. Conclusioni, allora, per quanto mi riguarda Alcedenius Midlands è un'azienda ottima. Tra l'altro non ho fatto vedere alcune slide perché ovviamente non è che posso utilizzare troppo Simply Wall Street in delle analisi, però ha anche un'ottima situazione dal punto di vista debitorio, ha tanti asset e pochi debiti rispetto a quello che sono, quello che è la situazione debitoria. L'azienda è coperta molto bene, ha un payout ratio del 39%, come dicevo prima, ampiamente sostenibile. In momenti di forte difficoltà l'azienda ha un ampio margine di movimento per quanto riguarda il fatto che non debba toccare il dividendo, ma comunque non credo che lo toccherà mai. L'aspetto fra 3 anni nelle Dividend Kings rientra appunto in una successiva valutazione delle 3 migliori Dividend Kings, magari fra 3 anni ci vediamo qui. Un'azienda che mi piace tantissimo, un'azienda molto diversificata in un settore che mi piace tanto come quello dell'alimentare, così come ho preso il Ritz Carlton Land, anche questa potrebbe avere un ottimo inserimento nel mio portafoglio azionario da dividendo. Bene, spero che questo contenuto sia stato di tuo gradimento. Se così fosse stato, per favore fammelo capire lasciando un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube. Se sei nuovo, ovviamente iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nel suo video successivo. E mi raccomando, ci vediamo al prossimo video, sempre che non mi rompa qualcos'altro, non so, l'altra mano, la testa, avete capito? Ciao!